Come città siamo una città fortunata perché abbiamo la fortuna di avere strutture come campo di equitazione, ovviamente il nostro circolo golf e tantissime altre strutture sportive nelle quali anche stiamo investendo tantissimo in questi anni. Il circolo golf è veramente una perla, è un campo di 18 buche che è già una cosa anomala in un territorio come il nostro, avere un'area così vasta per poter giocare a golf. È un campo che si può giocare tutto l'anno, questa non è, vuol dire, è una caratteristica importante perché soprattutto nel periodo invernale sono pochi i campi in Italia, nel nord Italia, dove si può andare a giocare e allo stesso tempo abbiamo la fortuna di avere una struttura come il Royal che investe non solo nella promozione ma anche nel nostro circolo e nell'attività golfistica. E grazie al golf, vuol dire, grazie anche a eventi come questo, si porta un turismo ovviamente importante per la nostra città, che pernotteranno qua in città, che mangeranno e si divertiranno con la nostra struttura e mi auguro anche poi non solo con queste ma con tutte le eccellenze e con tutte quelle particolarità che abbiamo sul nostro territorio. Sì, stiamo investendo, sono più di 8 anni che investiamo veramente là dove è possibile, dove abbiamo le risorse. In questo caso abbiamo anche tanti sponsor, aziende, persone che comunque credono in tutto questo e supportano l'amministrazione e il nostro comune. Di questo è fondamentale e abbiamo anche cercato di investire, anche di cambiare un po' il metodo, nel senso anche tramite il festival, tramite queste importanti, vuol dire, opportunità che abbiamo per promuovere la città e il territorio. Veramente abbiamo ogni minuto, ogni secondo abbiamo cercato di occupare proprio per avere poi un ritorno durante l'anno. Si stanno raccogliendo dei buoni risultati su questo, sono sotto gli occhi di tutti e sicuramente poi la città dobbiamo farla crescere soprattutto a livello di infrastrutture, che poi i problemi che adesso maggiori li sappiamo, che sono quelli della logistica, a livello di parcheggi, a livello di arrivare in questo territorio e soprattutto anche di, vuol dire, non dimentichiamo che Sanremo, quando è una città di 56.000 abitanti, basta poco, no, per creare dei problemi, una manifestazione sportiva o quant'altro, per creare delle difficoltà ai nostri concittadini e turisti. Però Sanremo è anche questa, se saremo oggi conosciuti nel mondo è grazie a tutta la storia che ha, ma soprattutto grazie a questo investimento che tutti stiamo facendo per il nostro territorio, per portare più ricchezza e più lavoro per tutti. Sì, abbiamo fatto 150 anni essendo partiti nel 1872 col mio trisavolo Lorenzo Bertolini, che allora aveva visto in Sanremo un'importantissima possibilità di turismo invernale come era un secolo e mezzo fa Sanremo. Quest'anno abbiamo festeggiato durante tutto l'anno i nostri 150 anni e concludiamo con il Royal Golf Challenge, che è una manifestazione che in realtà affonda le sue radici nei tempi, perché credo che sia partita quando io ero bambino, quindi parliamo ormai di quasi 70 anni fa. Manifestazione nata per promuovere la città di Sanremo e per far capire che a Sanremo si poteva giocare a golf, si poteva e si può tuttora farlo nei mesi freddi, per cui Royal Golf Challenge allora era fine gennaio, primi di febbraio. Quest'anno invece, negli ultimi anni l'abbiamo fatto, diciamo, nel mese di ottobre, comunque non in periodi particolarmente caldi. Per lo sportivo ci sarebbero tante cose da dire, perché è un torneo che è partito intorno agli anni 50, anche se sui tabelloni alle mie spalle parte un po' dopo. Quindi è sempre prestigioso per i nostri soci, è prestigioso anche per i clienti del Royal, e questo evidenzia non tanto un piano sportivo quanto proprio un connubio che c'è sempre stato tra il nostro circolo e Royal nell'ambito anche turistico. Da un punto di vista, ripeto, ancora di più sportivo, è interessante perché il nostro è uno dei campi più interessanti, mi ripeto la parola, ma perché? Perché è un campo tecnico, non è estremamente lungo, voi vedete che nel Basso Piemonte i campi sono un par 72, il nostro è un par 69, però è estremamente tecnico, volgarmente se non vai dritto hai dei problemi e bisogna essere capaci a giocare. Molti si cimentano, tant'è vero che quando facciamo le pro-am, che sono quelle gare dove c'è la presenza di un professionista,
abbiamo un pienone perché i professionisti vengono volentieri. Noi siamo molto felici, molto contenti di quello che succederà sabato e domenica. È la migliore gara, senza nulla togliere agli altri, però in termini di anzianità, che durante l'anno viene svolta. Abbiamo già circa un centinaio di persone iscritte. Tenete presente che il nostro campo in gara tiene 120, ma è dura far mettere 120 persone in gara, perché sono squadre da 4 e quindi si intersecano l'una nell'altra, quindi siamo abbastanza quasi in vista di una lista d'attesa e siamo orgogliosi di questo. Tenete presente poi, infine, lo dirò poi, noi celebriamo 90 anni quest'anno e i 150 anni del Roja, quei 90 anni del nostro circolo, hanno un grosso significato per la nostra città. Si evidenzia ancora maggiormente il carattere turistico e imprenditoriale di questa zona e della città di Sanremo, e di questo non solo come circolo, ma io personalmente sono discendente di una famiglia importante, chiedo scusa, ma è il caso di dirlo, sono veramente orgoglioso. Sì, torna alla grande, direi. Abbiamo avuto diciamo una semi pausa durante la pandemia 2020 e 2021, ma la gara è stata fatta in forma minore, è una tradizione che esiste dagli anni 50 e con l'attuale veste dal 2015, un grande successo, 32 sponsor, 40 premi a sorteggio. Gli sponsor sono alberghi di lusso e aziende del lusso italiane, e c'è anche un albergo e due campi da golf di Dubai, e quindi sta prendendo un aspetto anche internazionale. I giocatori che noi prevediamo saranno circa 120-130 giocatori. Intanto coinvolgendo gli alberghi di lusso posti in altre regioni d'Italia all'estero, c'è un networking, perché praticamente ci siamo scambiati i premi, partecipano altrettanto i campi da golf importanti, quindi c'è uno scambio importante a livello di giocatori e di clientela degli alberghi. In più, come immagina, insomma, il golf è uno sport in Italia, magari è considerato uno sport d'élite, ma in realtà con 80.000 iscritti, ma se andiamo in Svezia su 9 milioni di abitanti, ben 3 milioni sono iscritti e lo insegnano a scuola.